Eccolo qua, moscardino in umido, detto anche la Luciana, la mia versione. Se vuoi vedere come l'ho realizzato, guarda il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi e benvenuti nella mia cucina. Questo è il Crava Pelada Kitchen Show. La domanda è sempre la stessa. Who's the man in the kitchen? E la risposta non si lascia afferrare neanche questa volta. Come ci divertiamo oggi in cucina? Andiamo a fare un piatto di mare, semplice, veramente gustoso e alla portata di tutti. Ma di che piatto voglio rendervi partecipi? Ma dei moscardini in umido, detti anche alla Luciana. Andiamo a vedere subito gli ingredienti. Allora, sono tanti, semplici da usare, ma comunque abbondanti. Vediamoli uno per uno. L'ingrediente principe, ovviamente, è il moscardino. Guardate qui, ne ho trovati di bellissimi. Fidatevi del vostro pescivendolo o comunque girate, prendete quello con l'occhio fresco, mi raccomando. Il secondo ingrediente ugualmente importante è il pomodoro. Allora, questo tipo di piatto a mio avviso si fa con il pomodoro fresco, quindi ho preso questi datterini che sono una meraviglia, ce ne vorrà più di mezzo chilo. Si può utilizzare la passata, ma credo, a mio avviso, che risulti poi alla fine il piatto più pesante. Ci occorrono capperi, lavati, sciacquati, sia che siano in aceto o dissalati, mi raccomando, sciacquati e lavati bene. Due filetti di acciughe, queste sono del Cantabrico, ma se le trovate di montagna va bene lo stesso. Cipolla bianca, due spicchietti di aglio, olive, qui ho quelle taggiasche, se trovate quelle nere vanno bene ugualmente. Peperoncino, un cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro, acqua gasata fredda almeno 3 gradi, pepe, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, un pizzico di zucchero, ci occorrono delle spezie fresche, qui sull'orto balcone ho tagliato il prezzemolo e del profumatissimo basilico. Ci occorre una fetta di pane bella spessa, un crostone di quelli tipo Altamura ed infine un bicchiere di vino bianco. In questo caso uso uno Chardonnay del Trentino DOC. Gli ingredienti, come abbiamo visto, sono tanti, ma li abbiamo elencati tutti. Non ci resta che andare a vedere tutti i passaggi, ma prima sigla! Prima operazione che andiamo a fare per realizzare il piatto è quello di pulire bene il moscardino. Sappiate che il moscardino vive abitualmente nelle parti sabbiose, quindi spesso tra i tentacoli si trova molta sabbia, quindi è importante pulirlo bene. Il segreto che voglio trasmettervi oggi è quello di pulire il moscardino, comunque il pesce in generale, non sotto l'acqua corrente, ma in una bacinella dove avete messo preventivamente dell'acqua. In questo caso andremo a immergere il moscardino e quindi andiamo a tirare via gli occhi, l'interiora che sono dentro la sacca e il becco che si trova qua sotto. Vado a immergerlo nell'acqua, rivolto delicatamente la testa. Come avete visto, pulire i moscardini dentro una bacinella con l'acqua ha molteplici vantaggi. Il primo è che anche la parte interna non si sfalda, come a volte succede cercando di strappare tutto. Quindi la sacca con l'interiore, l'inchiostro, non va a sporcare completamente la cucina, ma rimane dentro l'acqua. Anche nella fase in cui andate a tagliare via gli occhi, che spesso c'è dentro dell'inchiostro, anzi quasi sempre, cosa succede? Essendo sotto l'acqua che fa da tappo, non si va a schizzare da nessuna parte. Quindi non sprechiamo acqua, non sporchiamo in giro e abbiamo un risultato migliore. Perché non farlo? Una volta puliti li andiamo a mettere sotto l'acqua e li continuiamo a sciacquare bene bene bene. La seconda operazione che bisogna andare a fare, importantissima, è quella di andare ad acidificare il nostro moscardino. Quindi afferriamo la bottiglia d'acqua fredda, 3 gradi, e andiamo a versarcela dentro. Posizioniamo il moscardino con l'acqua gasata dentro il frigo e ce lo lasciamo lì per una decina di minuti. 10 minuti nell'acqua gasata fredda sono passati, possiamo asciugare i nostri moscardini. Piccolo consiglio, se avete intenzione di congelare i moscardini, ecco, dopo che li avete puliti, messi nell'acqua gasata ed asciugati, ecco, questo è il momento giusto per congelarli. L'operazione successiva che dobbiamo compiere è quella di andare a tagliare a metà tutti i nostri datterini, quindi ci armiamo di pazienza e tagliamo.
aggiungo i pomodori, un po' di olio e il sale. Vado a tritare finemente la cipolla. E anche questa è fatta. Il passaggio successivo è quello di andare a cucinare il datterino. Allora, andiamo ad aggiungere in una padella dell'olio, ok? Nel momento in cui l'olio è ben caldo, ci aggiungiamo dentro la cipolla. Nel frattempo, in un'altra padellina, sempre sul fuoco, vado ad aggiungere l'olio extravergine di oliva, due spicchietti d'aglio, li lascio così, è ancora in camicia, non li tiro via niente. E ci vado a sciogliere dentro le due acciughe. La cipolla si è dorata per bene, è il momento di aggiungere il datterino. Aggiungo un pizzico di zucchero al sughetto e vado a coprirlo. Nella padella con le acciughe e l'aglio invece vado a rosolare il moscardino. Allora, mi raccomando, lo si fa dalla parte della testa e lui si inserisce dentro, così. Questa operazione ha lo scopo di far arricciare il polipetto, quindi esteticamente anche più accattivante, e inoltre di far trattenere tutti i sughi all'interno, che poi verranno rilasciati nel pomodoro con calma in una cottura piuttosto lunga. Aggiungo ai moscardini il prezzemolo, ma solo i gambi, mi raccomando. Andiamo ad eliminare l'aglio. Andiamo ad aggiungere il basilico spezzettato dentro il pomodoro. Che profumo che fa! Mamma mia, il basilico! Aggiungo il concentrato di pomodoro. Metto il coperchio e continuo la cottura. Intanto che il pomodoro va bello bello bello, ci concentriamo sul moscardino. Allora, a questo punto sono passati 7-8 minuti, ha rilasciato tutta la sua acquetta, quella buona che riutilizzeremo poi dentro il sughetto, ma è il momento di andare a sfumare, quindi alziamo la fiamma e sfumiamo il moscardino. Tiro via il moscardino dalla cottura. A questo punto faccio questa operazione. Prendo un paio di moscardini che avevo da parte e li vado a tritare, ok? Come se volessi fare un ragù. Ed è quello che voglio fare. Quindi abbiamo il moscardino bello grande e il trito. Prendo un colino con le maglie fitte e vado a filtrare dentro il pomodoro l'estratto di moscardino. Dopo 5 minuti spengo il fuoco per i pomodorini e vado a frullarli. Rimettiamo la padella sul fuoco e aggiungiamo il pomodoro frullato. A questo punto inseriamo dentro le olive. Aggiungo ancora qualche foglia di basilico, spezzettata a mano ovviamente, e il peperoncino, sbriciolato così. Vado ad aggiungere il trito del moscardino, voilà, dentro il sughetto e ovviamente anche il rimanente del moscardino. Copro con il coperchio e andrà così per circa un'ora, un'ora e un quarto. Sono passati 1 ora e 10 precise, è il momento di spegnere il fuoco, mettere da parte il moscardino e ci concentriamo sul crostone di pane. Guarda che meraviglia! Padella ben calda sul fuoco, fettona di pane sopra e via! Andiamo a brustolire bene 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 questa crosta di pane e ci servirà come base per l'impiattamento. Intanto che il moscardino si marina per bene nel sugo, prendo il prezzemolo, separo solo le foglie e le trito fine 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 fine.
afferro il crostone di pane bello grande sul tagliere, coppa pasta e vado a copparlo in modo da renderlo più gradevole alla vista durante l'impiattamento. Ed eccolo qua. Molto bene, abbiamo tutti gli elementi pronti, possiamo procedere all'impiattamento. La prima cosa, prendiamo il piatto, io qua uso una fondina, mettiamo qui, aggiungo un po' di sugo con ragù sul fondo, molto bene, inserisco il disco di pane croccante, un filo di olio, vado a prendere il ragù di moscardino e ce lo colo sopra. Gli aggiungo un po' di prezzemolo. Adesso senza romperlo mettiamo il moscardino, il piatto forte. Eccolo qui sopra. Ancora un po' di sugo con ragù di moscardino sopra. Prezzemolo a cascata. Mettiamolo un po' in giro anche così. Un pochino di pepe ci vuole, mi raccomando. E ultimiamo con un filo di olio extravergine di oliva. Ed eccoci arrivati alla prova dell'assaggio. Allora, casualmente, come al solito, forchetta e coltello piovono dal cielo, come le pietre in Inghilterra. Quindi andiamo a vedere se è venuto buono o è venuto buono. Allora, la prima cosa da vedere è se è venuto morbido. Allora, il moscardino, come sappiamo, ha due tipi di cotture. O si cucinano per pochi minuti e rimangono veramente morbidi, o altrimenti, se è una cottura prolungata, bisogna farla andare oltre i 25-30 minuti. Da lì in poi tende a diventare di nuovo morbido. Nella fase intermedia rimane un po' gommoso, quindi o poco o molto. Con questa cottura dovrebbe risultare morbido. Andiamo a vedere. Allora, prima cosa da fare, coltello, afferriamo e tagliamo a metà. E voilà. Tagliare si taglia facile, il profumo è meraviglioso. Mi metto qui a favore di camera, vediamo. Mamma, subito un altro pezzo. Prendiamo anche il pane con il suo ragù. Eccolo qua. Crostone di pane con sopra il moscardino, lo faccio. Mamma mia. Ne mangio un altro pezzettino. Giusto perché sono ghiotto. Giù con un sorso di vino, senza indugio. E allè, abbiamo messo il timbro. Il moscardino in umido è un piatto della tradizione, ovviamente delle città di mare. Ci sono davvero tante varianti e ho notato che in base un po' alle regioni dove si va si aggiunge o si tolgono alcuni elementi del posto. Quindi a voi ampia scelta di poter inserire quello che volete. Questa è una linea guida, è la mia versione. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video, catapultatevi nel Rubicon in pieno inverno, ma soprattutto provate, riprovate e scrivetemi le vostre versioni. Io vi saluto a tutti. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta qui con me. Ciao a tutti la Grava Pelada. Ciao belle gioie. Ciao! Finito di cucinare, sono le 10 di mattina. Che già arriva a mezzogiorno? Io me lo sbrano subito. E il galateo salta! Dentro come un pazzo anche col pane.